No, io penso che la partita buona da parte nostra, penso che ci siamo divertiti noi e si è divertito pubblico. L'importante è che sono venuti con gioco anche i punti e il risultato. Quindi noi non ci possiamo lamentare di niente. Magari mi dispiace dei infortuni, di Togni, magari Capuano, spero che una cosa leggera che può essere pronto per domenica. Sì, ma io li devo svegliare ogni tanto prima della partita, quindi ci tengo e sono contento che la squadra è entrata con la voglia di giocare, la voglia di fare qualche cosa e ci è riuscito. Sì, ma non conta niente ora, ci sono 31 partite da fare, io spero che riusciamo noi a lavorare e migliorare, è normale che i punti e il gioco ci danno fiducia, ci danno la voglia di continuare e ci danno la voglia di lavorare, spero che ne approfittiamo. Tanto pubblico, io spero che venga ancora di più, l'unica cosa che dispiace sono petardi e penso che queste cose non c'entrano niente sui campi di calcio e spero che riusciamo a eliminare anche questo e riusciamo a tirarsi dietro la gente per quello che facciamo sul campo. Sì, è il Pescara che vuole Zeman, questo? A tratti sì, gli altri tratti abbiamo giocato troppo leziosi, lenti in uscita, ma penso che per il risultato che già c'era era sotto, penso che se lo possano permettere ogni tanto. Ma sì, ma Lorenzo di nuovo, un ragazzino, l'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno penso si è messo in luce ancora di più, visto che è un altro campionato, è un ragazzo che ha delle grandi doti e sono contento che lui, pur giocando, pur fare assist, oggi non riuscì a fare gol, all'ultimo che l'ha fatto sono contento. Sta vincendo tutte le scommesse, Balzano a sinistra, Gessa mezzala, Sansovini esterno. Vuol dire che per ora c'ho fortuna, io spero che continui ad averla. Quindi ci dà qualche numero all'otto, no? Lì purtroppo non ci riesco. Scherziamo. Senta, le condizioni, allora, dicevamo prima, Togni, come sta? Io penso che solo Togni è una cosa un po' più complicata, poi rispetto agli altri penso che sono a posto o saranno a posto per venerdì. Io penso che questi falli in scivolata da dietro sono sempre da punire con cartellino rosso, è vero che non sempre si puniscono, ma penso che la decisione è giusta e dovrebbe essere sempre così, a parte di come si chiama la squadra. Io me l'aspettavo nel senso che sapevo che una squadra che si difendeva poi in 6 e cercavano di ripartire con quei 4 perché pensano che noi non ci sappiamo difendere. Ma non gliel'avete permesso? Noi, penso che dietro ci siamo comportati bene per tutta la partita, anche se magari 2 volte ci sono scappati, però anche lì una volta penso che era fuori gioco, che non è stato segnalato, però è normale che una squadra che cerca di buttarla dietro la schiena qualche cosa si sbaglia e... Provo a suggerirle dei numeri, 27 gol fatti, 19 dal tridente d'attacco. Io vorrei qualche gol anche dai centrocampisti e dai difensori che possibilità ce l'hanno, purtroppo per ora non ha i piedi. Siamo in linea però con le aspettative, va bene così? No, io sono contento, non mi lamento. Il suo Pescara subisce anche molto poco. Io sono contento che riusciamo a fare il gioco e non far giocare avversari. Ovviamente con noi giocano poche squadre, giocano poco e penso che è merito più della nostra squadra che per demerito degli altri. Senta, citazione di merito quest'oggi, insomma, mi sembra anche doveroso per Marco Sansovini. Prima tripletta tra l'altro in carriera. Io sono contento per lui che alla vecchiaia riesce a togliersi qualche soddisfazione in più. Senta, parliamo del rinascimento zemaniano spesso durante la settimana, domani sera si prosegue, è ospite da Fazio. Sono ospite, poi vediamo che succede. Mister Castori, inevitabile partire col chiederle quanto hanno inciso il gol in sospetto fuori gioco, il primo del Pescara, e l'espulsione di Romeo sul corso e l'andamento di questa partita. A mio avviso hanno inciso molto, perché dopo un quarto d'ora rimanere in 10, una partita assolutamente corretta, al primo fallo vedersi sventolare il cartellino rosso è stata una mazzata per noi. Non puoi regalare un uomo al Pescara, una squadra che va a mille
ha un ritmo alto, gioca molto bene, e quindi onore a Pescara per come ha giocato e per la qualità del gioco e dei giocatori che ha. Però la partita è stata assolutamente condizionata appunto dall'espulsione e dal primo gol di Cianzovini in fuorigioco, quindi è stata spianata questa strada per il Pescara. A noi non ci è stato altro che soffrire, lottare, cercare di rimanere agganciati alla partita, arrangiandoci un po'. Magari sull'1-0 abbiamo avuto l'occasione con Soncin e sul 2-0 quella con Papavaio alla fine del primo tempo, che ci potevano mantenere, come ho detto prima, attaccati alla gara. Però al secondo tempo almeno siamo stati bravi a non mollare mai, abbiamo preso il quarto gol purtroppo al 93esimo, terzo gol, insomma dai, alla fine siamo stati comunque bravi a rimanere, a giocarcela fino alla fine per quello che potevamo fare, ma fermo restando le condizioni ormai precarie della nostra formazione in quel momento lì. Memori dell'atteggiamento tattico assunto dal suo Ascoli l'anno scorso, ci si aspettava un atteggiamento diverso. La scelta è stata dovuta per l'avversario attuale, ossia il Pescara di Zemano, o per le defezioni del suo organico che erano numerose e di spessore? No, io se giochi col Pescara, se vuoi, con questa squadra qui di Zemano, il Pescara l'anno scorso, se vuoi perdere metti di dietro che ci riesci. Io ho cercato di giocarmela, ho perso lo stesso, ma le mie intenzioni non erano queste, cioè io avrei voluto giocarla con i quattro davanti, perché comunque bisogna tenerli sempre lontano. Pescara ha il concetto della densità in attacco, no? Vengono su tutti, fanno le triangolazioni, se tu poi secondo me davanti hanno due o tre fenomeni e quindi meno li fai giocare verso l'autoporta e meglio è. Questa in teoria era il mio modo con cui ho preparato la gara, cercando di giocare con i quattro davanti, magari le punte in verticale, che comunque ci eravamo riusciti perché 15-16 minuti, poi è chiaro che precipitava tutto, abbiamo perso, faccio i complimenti a Pescara, non finisce qui, perché noi ripartiremo, poi prima o poi daremo, insomma, ecco, recuperando le migliori risorse tecniche, abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio, la migliore condizione mentale e poi, insomma, ecco, daremo battaglia fino alla fine.